L'atleta algerina Imane Khelif, che oggi ha affrontato l'azzurra Angela Carini, non è una donna trans, contrariamente alle notizie che circolano. Secondo le informazioni a nostra disposizione, Khelif è una persona intersex, che si è sempre identificata e socializzata come donna e ha una storia sportiva nelle competizioni femminili. Così Rosario Coco, presidente di Gaynet. Non è chiaro, le ricostruzioni sono discordanti, se Khelif e Lin Yuting, un'altra atleta intersex nella stessa situazione, abbiano dovuto sottoporsi a test cromosomici o ormonali. In ogni caso, si tratterebbe di un caso di variazione delle caratteristiche del sesso, una definizione ombrello che include anche l'intersessualità. Quello che sappiamo con certezza è che siamo di fronte a due atlete con una carriera nello sport femminile alle spalle. Nel caso di Khelif, inoltre, va ricordato che l'Algeria proibisce anche il cambio del genere sui documenti, aggiunge Coco. Il caso è molto simile a quello di Caster Semenya, che dopo essere stata esclusa dalla World Athletics ha vinto la causa presso la CEDU nel 2023, ma non ha avuto il diritto di competere, vedendo così la sua carriera completamente compromessa. Chi sta commentando la notizia in queste ore spesso non conosce le regole dello sport e si improvvisa censore delle categorie di genere senza conoscere le linee guida del Comitato Olimpico Internazionale sull'identità di genere e le variazioni delle caratteristiche del sesso del 2021, che ammettono criteri di eleggibilità per atlete trans e intersex. Come nel caso di Khelif, solo a fronte di comprovate evidenze scientifiche. Non spetta dunque alla politica decidere se la gara di oggi è sicura o meno, visto che esperti, atleti e organizzazioni sportive lavorano da anni su questi temi. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.